Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto gli spoiler completi di Dean. Scusate se sentite le notifiche, ma sto nel gruppo del mio local in cui continuano a postare le varie immagini degli spoiler. Finalmente tutti gli influencer di Konami hanno fatto i loro unboxing e quindi sono usciti gli spoiler praticamente completi. E questi Dean, ragazzi, sono meglio di quelli dell'anno scorso, non sembrava possibile. Sono meglio di quanto ci aspettassimo. Quindi mi raccomando, chi l'ha presi? Bravi, avete fatto bene. Chi non l'ha ancora presi, prendeteli subito, perché questi schizzano in valore una roba assurda. Ghost of Grey Secret, c'è Sky Prison, c'è... per adesso di Live Twin ho visto solo il Link 4. Poi c'è Dark Ruler, anche una reprint di Dark Ruler, così. Kit, ce l'aspettavamo. Anche roba Flander, quindi vediamo la mappa Secret. Pot of Prosperity, ragazzi, che era quella che mancava, e vi ho detto che se usciva Pot of Prosperity, questo era... una roba fuori di testa. E è uscita Quaeritis, quindi altra roba d'Espia. Costore l'abbiamo già vista. Anche Crossout, carta che assolutamente nessuno si sarebbe aspettato, una reprint così presto di Crossout. Però anche qui è carta che era una carta 30 euro e che si potrebbe giocare in un meta con tantissimi mirror, quindi molto molto grossa. Una carta anche nuova questa, non penso averla mai vista, sembra molto carina. Poi c'è Live Twin, hanno reprintato quello di Blazing Vortex, Nibiru lo sapevamo, è uscito Ultra, Lina pure Secret mi sembra, non mi ricordo di che rarità, però sembra Secret, comunque forse è Ultra, comunque anche questa è carina, non era una reprint estiva, però stava a qualcosina un paio di euro. Branded Opening, l'hanno fatta Secret, Drytron Mu Beta Fafnir, quindi anche reprint Drytron, però non ho visto ancora Drytron nuova, quindi può essere che non ci saranno qui dentro. Albion, anche lui Secret. Small World, anche questa una reprint possibile che non ci aspettavamo. DPE Secret, l'hanno fatto, molto bello. Small World l'avevamo già visto. Poi Ghost Mourner, anche questa caruccia. Ghost Bell, lei Secret pure molto molto bella. Lightning Storm, lo sapevamo ci sarebbe stata, è bello rivederla. Non ho ancora visto le foto di Droplet, però immagino sarà anche Secret. Anche Aluber, e questo non me l'aspettavo perché l'avevano già ristampato in Ghost from the Past. Quindi grossa reprint anche questa, quindi tutto Despia, cioè praticamente tutto Despia dentro. Quindi per chi si vuole fare Despia, che si è comprato i Structure, vi prendete i Din o comunque le singole Din e ci avete Despia a un prezzo ridicolo. Diviner, anche lei, confermata al 100%. Empen, vabbè, qui di nuovo Prosperity, Crossout, la gente non ci poteva credere, continuano a postarli sul gruppo. Anche Ecclesia Secret, quindi c'è Ecclesia, però non ho ancora visto Mogli, quindi è probabile che sarà solo nell'altro prodotto, quello degli Sky Striker. Anche Carminio e anche Bellbrum. E questo è quanto. A me sembrano veramente enormi din. Se non avete già fatto, ragazzi, vi lascio il link in descrizione ai Fantasy, dove potete acquistare sia il case che i din singoli. Codice sconto Game 5, andate sul sicuro. Se non avete già fatto, check out con Magic. E guarda, sta roba io veramente non me l'aspettavo. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, se dovete acquistare prodotti di Yu-Gi-Oh! Che siano sleeve protettive, album, bustine, ma anche altri prodotti, collezionismo in generale, Pokémon, chi più ne ha più ne metta, vi lascio in descrizione il mio referral link di Fantasia, e ogni volta che acquistate qualcosa, dopo aver cliccato su quel link, una piccola percentuale mi viene data sotto forma di credito che posso utilizzare per comprare prodotti e portare gli unboxing sul canale. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys!